Cerimonia ufficiale di introduzione dei semifinalisti, andiamo anche a riepilogarli ovviamente per concentrarci su questi match che andremo a seguire. Sono in pedana i primi due semifinalisti per il Frascati Scherma, la vostra sinistra Emanuele Iaquinta per la Scherma, Mogliano Gibril Baie. A seguire vedremo il match di semifinale tra Jacopo Del Torto del Pisa Scherma ed Elia Pasin della Scherma Treviso, maestro Ettore Geslau. Iaquinta sulla vostra sinistra è uno dei quattro protagonisti del campionato del mondo di Riyadh, dove l'Italia ha ottenuto, ricorderete, tra cadetti e giovani un totale di ben 15 medaglie. Ed è, mi viene da dire, anche l'unico dei protagonisti azzurrini della mondiale ad aver avuto accesso alla zona medaglia, alle semifinali. Cominciato il match, cominciata la prima semifinale dei campionati europei Under 17 con il fioretto maschile in pedana, la prima stoccata messa a segno da Gibril Baie, che dopo appena due secondi dall'inizio dell'assalto si porta subito in vantaggio 1-0 per il portacolori della Scherma. Mogliano, esce il primo attacco di Iaquinta, l'alt dell'arbitro che è Emiliano Natella, assistito al video dal collega Marco Dal Pozzolo. Assistenti assessori in questo match sono Pietro Frezza e Davide Nigrone, che vedremo ovviamente impegnati poi nei match successivi. Una parata e risposta di Iaquinta per ristabilire la parità 1-1 dopo 13 secondi all'inizio del match e 3 frazioni da 3 minuti alle 15 stoccate per designare il primo finalista di questi campionati italiani. Tacco di Baie per il 2-1, chiede subito il video Iaquinta e noi andiamo immediatamente a rivedere il video con il nostro Corrado Terranova, regia, che ringrazio, come Giuseppe che guida le nostre immagini. Eccola qui la stoccata che viene vista da Emiliano Natella e dal suo collega Marco Dal Pozzolo, è rivista anche da noi. Il verdetto di Emiliano Natella è una conferma dell'attacco di Baie. Attacca ancora Iaquinta, questa volta un po' da lontano, entra il contrattacco di Baie per la sua terza stoccata, 3-1. Si riparte con Baie davanti 3-1, 4-1 adesso dopo questo attacco portato a giusta misura per sfruttare anche le sue lunghe leve, 4-1 per l'allievo della maestra Federica Berton che è a fondo pedana, mentre sul fondo pedana di Emanuele Iaquinta c'è il maestro Valerio Aspromonte. Attacco a segno per Iaquinta che accorcia le distanze, siamo 4-2 adesso in favore del fiorettista veneto. Mogliano, Frascati, Pisa e Treviso nel quartetto dei medagliati del fioretto maschile. Abbiamo ovviamente tempo adesso anche per riepilogare l'intero programma di questa prima giornata, tutta dedicata, come accennato prima, agli under 17, alla categoria cadetti. In corso le competizioni under 17 di fioretto maschile e la stiamo vedendo, ma anche di spada maschile, con il tabellone dei quarti di finale in corso, appena cominciati i match dei quarti di finale. Giovanni Sinatra di Cuscatania, Nicolò Sonnessa di Circolo Schermistico Forlivese nel primo quarto di finale, nel secondo Francesco Delfino, Circolo Ravennate della Spada e Nicolò Intartaglia, Giannone Caserta, nel terzo match Riccardo Magni, pure lui Forlivese, e Ettore Deporati per la Pro Vercelli, nel quarto di finale ancora Circolo Schermistico Forlivese con Adriano Rocco e poi per Ivrea Edoardo Strobbia. Sono i migliori otto del torneo di spada maschile che
si stanno giocando i quattro match dei quarti di finale per designare chi arriverà qui nella nostra diretta, nella nostra maratona che oggi proporrà ben quattro fasi finali a giocarsi il titolo italiano di spada maschile. Ma restiamo, torniamo sul fioretto, sulle immagini che vediamo, sul match di semifinale tra Iaquinta e Mbaye, con la stoccata numero 6 portata dal portacolori della scherma Mogliano. 6-2, inizio favorevole al fiorettista veneto, che dopo la fase a gironi era testa di serie numero 1 del tabellone. Da testa di serie numero 1 è arrivato a giocarsi questa semifinale, ha vinto nel quarto di finale col punteggio di 15-13 il match contro Jacopo Poggio della CH4 Sporting Club Torino, mentre per Iaquinta c'è stato da superare non altro bel match, sono stati tutti bellissimi quarti di finale quelli che hanno preceduto questo assalto. Per Iaquinta, dicevo, c'è stato da superare Marco Panazzolo dell'Accademia Comini Padova. 6-3 per Mbaye, 1 minuto e mezzo se n'è andato nella prima delle tre frazioni, inizio in questo momento favorevole a Mbaye, che ora tenta l'attacco e va a segno per il punto numero 7 del match. 7-3 Mbaye, preso l'iniziativa e è andato sino in fondo per attaccare, reagisce Iaquinta ripartendo, partendo e sorprendendo questa volta il suo avversario, e si mette di nuovo a meno 3 adesso il portacolori del Frascati Scherma. 7-3, attacca Iaquinta ma la sua iniziativa non è decisa nell'andare a concludere l'attacco, entra il contrattacco di Mbaye, fa provare la punta del suo fioretto Iaquinta, funziona tutto, 8-4 il punteggio. Rivediamo anche questa azione che ha ridato il margine di 4 stoccate di vantaggio a Mbaye. Azione d'attacco di Mbaye per il massimo vantaggio, 9-4 il punteggio, 1-15 da tirare nella prima frazione. Esce il primo attacco di Iaquinta, avrebbe diritto alla risposta, ha diritto alla risposta Mbaye, che prova anche a tirarla ma non arriva a bersaglio. C'è l'alt dell'arbitro Emiliano Natella che interrompe il combattimento e rimette in guardia i tiratori lì dove si deve, dopo un superamento dell'avversario da parte di Iaquinta. Lascia il braccio Mbaye, trova il bersaglio di Iaquinta e allunga adesso il passo fino a 6 stoccate di vantaggio, 10-4. Prova Iaquinta a reagire, il suo attacco in bersaglio non valido, anche un grido di da definire disperazione sarebbe un po' eccessivo, però insomma di rammarico sicuramente per non aver trovato il bersaglio, che trova invece adesso perché è sua l'iniziativa d'attacco, sua la stoccata, e allora meno 5 Iaquinta adesso, 10-5 per Mbaye, 58 secondi da tirare. Azione d'attacco del fiorettista del Frascati Scherma, va a segno, chiede il video Mbaye. Anche protestato Iaquinta perché diceva di aver probabilmente subito un colpo. Corrado ce la fa rivedere, la rivediamo. A sinistra c'è Iaquinta che parla col maestro Valerio Spromonte, a destra c'è questo attacco che ora Emiliano Natella sta rivedendo con l'arbitro Marco Dal Pozzolo, suo collega esperto, arbitro internazionale che assiste Emiliano Natella, esperto ormai a sua volta anche lui. Vediamo la decisione, confermata la stoccata, attacco da parte di Iaquinta che quindi si porta a quota 6, 10-6 per Mbaye. Punto numero 11 dell'assalto per Gibri Mbaye, 11-6.
40 secondi da tirare in questa prima delle tre frazioni. Azione d'attacco di Iaquinta che resta ancora dentro l'assalto, benché il vantaggio sia stato sin dalle prime battute sempre per il suo avversario. È il più giovane, il più piccolo, se si vuole, del lotto dei semifinalisti, Emanuele Iaquinta, che è un classe 2008, mentre sono tutti classe 2007, Gibrin Baia, che vedete adesso la destra dei vostri schermi, e poi Elia Pasin e Jacopo Del Torto, che vedrete invece nella semifinale successiva. 11-9, si è riportato a meno 2 Iaquinta. E mentre facevamo il resoconto dell'anagrafe, non solo resta dentro l'assalto, ma ora prova anche a riavvicinarsi del punteggio, dove essere stato anche 6 stoccate sotto. Baia riprende l'iniziativa d'attacco, spinge fino a fondo Pedana Iaquinta, che resta con un piedino dentro, ma al momento giusto va a scaricare il suo attacco Gibrin Baia e a riportarsi a più 3. 12-9 con 12 secondi, 11 da tirare, ma imparate la risposta adesso il fiorettista della scherma Mogliano. 13-9, si è rimesso a più 4 proprio quando Iaquinta si era avvicinato di più, arrivando sino a meno 2, e andrà presumibilmente alla pausa con questo margine di vantaggio. 13-9, si arriva così al minuto di pausa. 13-9 per Baia contro Iaquinta, che qui vedete a fondo pedana. Andiamo, Giuseppe, anche a vedere l'altro angolo, dove c'è in corso il colloquio tra la maestra Federica Berton e Gibrin Baia. Eccolo qui il colloquio tra tecnico e atleta. Ha fatto parte della spedizione azzurra al campionato del Mediterraneo di Lanusia. Baia vincendo una medaglia di bronzo, 16° posto per lui nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 di Udine, è un risultato molto rilevante per un cadetto a livello Under 20. 2 podi, un podio individuale quest'anno per lui nella tappa di Bratislava del circuito europeo Under 17. Sta per ricominciare l'assalto. Baia 13-9 il punteggio con cui si riprende. Nella rete risposta di Iaquinta, che va in doppia cifra a sua volta, 13-10, match ancora aperto. Sempre ai campionati del Mediterraneo, ma la scorsa edizione a Zagabria, oro per Iaquinta di livello individuale tra gli under 15, quest'anno 14° posto al campionato del mondo di Riyadh, un terzo posto importantissimo a Napoli nella prova squadre cadetti under 17 per lui. È stato invece 25° nella prova individuale, sempre a livello internazionale come circuito europeo, un bronzo per Iaquinta nel circuito europeo Under 17 tappa di Budapest, un quinto posto invece nella gara di Manchester. 13-10, strettissima misura, rimesse di entrambi, nessuna va a segno alla fine. L'ultima la tira Baia in bersaglio non valido, c'è un cartellino giallo combinato dall'arbitro Natella per Iaquinta, sanzionato per una scorrettezza. Questa fase di stretta misura, i due atleti erano praticamente uno addosso all'altro. Prova Iaquinta, si difende bene Baia, che riparte sino in fondo, parata in risposta di Iaquinta, che poi fa qualcosa di molto divertente, spettacolare, facendo passare la mano per tirare la risposta. Eccola qui,
A seguito di ciò probabilmente c'è stata richiesta di video, stanno consultando il video i due arbitri, la rivediamo anche noi. Vediamo un po', c'è un cartellino. Forse rosso per Iaquinta, si avvicina anche per chiedere spiegazioni il maestro Valerio Aspromonte, perché ritiene corretta la risposta tirata, il movimento eseguito da Iaquinta. E l'arbitro, c'è stato un braccio non armato, quello di Iaquinta, a coprire il bersaglio, fatto stare dal possibile 13-11 con questo cartellino rosso. È passati al 14-10, 14-11 adesso, perché Iaquinta ancora voglia di provarci e Bassegna, 2:05, match point per Baia che porta a segno l'attacco secondo l'arbitro, chiudendo il match, ma c'è la richiesta di video di Iaquinta che ferma tutto. C'è da rivedere questa stoccata, la rivediamo anche noi. Cambia la ricostruzione dell'arbitro, sospensione da parte di Mbaglia, attacco di Iaquinta che mette a segno la stoccata numero 12 dell'assalto, semifinale che si accende su questi titoli di coda, semifinale che, ripeto, è stata nell'inerzia del punteggio sempre condotta da Mbaglia, ma Iaquinta non è mai uscito dall'assalto, è sempre stato lì pronto a tentare di riavvicinarsi, e questo è il momento più importante. Esce la sua prima stoccata in attacco, esce pure la rimessa di Baia, alla fine bersaglio non valido, non succede niente, non cambia il punteggio, 2:01 nella seconda delle tre frazioni, 14-12 vantaggio Baia. Iaquinta in attacco, non arriva, riparte Baia. Va Baia in attacco a giocarsi il match point. Esce la sua punta, entra l'attacco di Iaquinta che si porta a meno uno nel momento più importante del match. E non c'era da un bel po' a meno uno Iaquinta. 14-13, ancora match point per Gibrin Baia, ma Emanuele Iaquinta è in corsa. 2:44. Il tempo adesso è quasi irrilevante perché sono le stoccate decisive. Scambio a strettissima misura senza che nessuno dei due tiratori riesca a mettere a segno la stoccata, e allora si ricomincia. 14-13, 1:40. Azione al centro pedana e attacco di Mbaglia, di Iaquinta, scusatemi, che sorprende Mbaglia per il punto del pareggio. Ha chiesto il video probabilmente Mbaglia e insomma, seppure non ne fosse stato convinto, molto legittimo, visto che è di fatto l'ultima richiesta di video, perché poi sul 14 pari al video ci va l'arbitro di sua spontanea volontà, anzi di volontà imposta dal regolamento. Confermato l'attacco di Iaquinta, all'ultima stoccata si deciderà e si designerà il primo finalista del torneo di fioretto maschile Under 17 di questi campionati italiani giovanili di Genova 2024. 14 pari, l'arbitro Natella va a dire a entrambi i tiratori che qualsiasi cosa accada lui andrà a rivedere la stoccata al video, quindi ci sarà da attendere il suo verdetto. 14 pari, chi la fa la vince, si dice. Altre dell'arbitro, perché è stato colpito Baia. Ed è anche sullo sfondo Pietro Frezza, che l'arbitro che assiste, in questo caso l'arbitro centrale Natella. Subito un colpo al basso mentre Baia fa male, ma dura il tempo che dura. Si può ricominciare. 14 pari. È stato anche a più 6 il portacolori della scherma Mogliano, poi pian piano, una alla volta, con pazienza, Iaquinta si è riportato sotto. Adesso è parità, azione al centro pedana, esulta Iaquinta, esulta pure Mbaglia, due luci che si accendono e stoccata da rivedere.
per attendere il verdetto che proclamerà il primo finalista. Eccola qui l'azione a centro pedana. Rivediamo. Carina, come stoccata. Su 14 pari, diciamo che alla coppia arbitrale poteva capitare di meglio, volendo essere ironici. E anche molto solidati con i due bravissimi arbitri che stanno valutando questa stoccata. Emiliano Natella e il suo collega Marco Dal Pozzolo che al video. Pronti a voi, passettino a fondo, a sinistra e a destra. Si gioca tutto sui dettagli, sulle sfumature, su i dettagli che fanno la differenza, dicendo qualcosa di poco originale e consumato, buttata lì per riempire l'attesa che c'è in questa fase, perché da qualche secondo la coppia arbitrale sta valutando questa stoccata. Vedete anche bella questa inquadratura, resta Peppino sugli arbitri, perché vedete anche un po' la smorfia di Emiliano Natella che è l'arbitro del match, che a sua volta stava a giudicare una stoccata che non è chiarissima, non è semplicissima, qualunque sia il verdetto. Maschera in guardia, stoccata simultanea, non viene assegnata a nessuno da parte dell'arbitro Emiliano Natella. Io faccio un altro mestiere, ma permettersi, sbilanciarsi di dire che è giusto per una volta lo posso fare. Attacco ancora a centro pedana, questa volta l'iniziativa sembrava di nessuno. Aspettiamo, eccola qui, altra stoccata a due luci, si dice in gergo della scherma. Questa volta però va a premiare Jimin Baye, che esulta per il 15-14. 15-14 per Jimin Baye, che comanda tutto l'assalto. Viene ripreso sul 14 pari e alla fine viene fuori con la stoccata del successo. All'ultima stoccata Jimin Baye è il primo finalista dei campionati italiani cadetti di fioretto maschile. Lo scambio di strette di mano, i saluti tra questi due fiorettisti bravi, bravissimi entrambi, protagonisti della semifinale veramente tirata fino all'ultimo sospiro, fino all'ultimo respiro. Rivediamo anche qualche highlights grazie al nostro Corrado Terranova. Jimin Baye vince 15-14 la semifinale contro Emanuele Iaquinta e si aggiudica il primo biglietto per la finale. Il suo sfidante sarà il vincente della seconda semifinale che andiamo adesso a seguire tra Elia Pasin, portacolori della scherma Treviso, maestro Ettore Geslau e Jacopo Del Torto del Pisa Scherma, con questo match. In questo match vediamo due atleti classe 2007 in pedana, invece 2008 Iaquinta, che quindi sale sul terzo gradino del podio, medaglia di bronzo. Eccole qui le immagini del match che abbiamo appena seguito. Sulla sinistra Elia Pasin e sulla destra Jacopo Del Torto. Questa la disposizione.